ragazzi, bentornati e bentrovati se siete nuovi al mio canale. Sono ASMR SLK. Oggi ho scoperto di essere stato taggato da Artix ASMR, bravissimo ragazzo che ringrazio tantissimo di avermi taggato in questo tag creato originalmente da Arasule ASMR, che di cui sono un gran fan, bravissima, bravissima nell'ASMR, veramente ha fatto tantissimi video ed ogni video è sempre interessantissimo, vi suggerisco di andarla a guardare. Ovviamente anche Artix ASMR, che mi ha taggato e sta crescendo, sta diventando molto bravo, è un ragazzo molto giovane ma nell'ASMR è veramente bravo. Lo ringrazio ancora per avermi taggato. Allora, il tag di cui parliamo, che Arasule ha inventato, si chiama ASMR Dire, Fare, Baciare, Faccio Penitenza, un vecchio gioco che Artix ASMR, visto che non conosceva, ma giustamente lui è giovanissimo, e ai nostri tempi c'era questo gioco chiamato così, Dire, Fare, Baciare, e praticamente Arasule l'ha un pochino modificato con delle domande un po' più particolari riguardo all'ASMR per far conoscere di più anche gli ASMR artist. E quindi cominciamo subito con la prima domanda, che riguarda il dire. E la domanda è: dici una cosa che hai fatto che non reputi troppo carina o che non sei fiero? Domanda difficilissima. Beh, ce n'è qualcuna, non molte, perché in generale sono una persona molto corretta, però come sapete, in un altro video ho specificato che in più di 50 anni mi sono arrabbiato solo 3 volte. Ovviamente persone calme come me, quando si arrabbiano un po' esplodono, quindi una di queste volte purtroppo ho reagito bruscamente, a parole ovviamente, non con le mani, con un mio carissimo amico, si chiama Sabatino, non so se mi guarda, è di Pescara ed è un grandissimo amico, ci conosciamo dall'infanzia, e purtroppo ero stato innervosito da un'altra persona, al limite proprio, e Sabatino venne da me cercando di, insomma, di calmarmi, e purtroppo, forse proprio perché lo consideravo molto amico, sono esploso su di lui praticamente, e poi gli ho chiesto scusa, non abbiamo parlato, insomma le cose sono ok, però è una cosa che non faccio mai, e specialmente ad un amico così, diciamo, vicino, mi è proprio dispiaciuto, è stata una cosa veramente che non avrei voluto fare, però purtroppo persone come me, che normalmente sono calmissime, se arrivano al limite, normalmente, non tutti ovviamente, no, ma normalmente si esplode e non c'è più molto controllo. Ciao Sabatino, se mi guardi. La seconda domanda è fare, riguarda il fare, e Arasule ha scritto: fai rumori con un oggetto che normalmente non usi nel tuo canale ASMR. E è stata dura trovare un oggetto che non uso, perché veramente normalmente chi vede il mio canale sa che uso un po' di tutto, però oggi sono stato fortunato, perché sto riparando, come ho anche fatto vedere in un altro dei miei video, il mio MacBook Pro 17 pollici, è un 2010, e quindi ho dovuto praticamente cambiare la pasta termica che va sul processore, e quindi praticamente l'ho dovuto smontare pezzo a pezzo. E allora oggi, approfittando di questo tag di Arasule Tag, faccio dei rumori con questa cosa, che capisco magari sul momento non è molto chiara, perché non molti di voi hanno aperto un Mac, ma questo è uno degli speaker, un altoparlante che si trova dentro i Mac, i MacBook Pro, ed è penso quello di sinistra, l'altro è un pochino diverso, un po' più grande ed è fatto ad angolo, ma ovviamente negli anni la membrana
si è seccata col calore anche del computer e si è rotto, quindi visto che l'avevo aperto ho ordinato anche gli speaker nuovi e ho notato che il suono è carino sia come tapping. Passiamo alla terza domanda che riguarda il baciare. Nomina una persona famosa che baceresti alla francese. Ce ne sono un po', nel senso che ovviamente ci sono parecchie attrici che mi piacciono, però l'unica probabilmente con la quale non andrei in problemi con mia moglie sarebbe, che poi è la mia favorita, è Adriana Lima, che in Italia è abbastanza conosciuta. Ai miei tempi, quando io lavoravo in team, era la promoter della team, faceva le pubblicità della team, è brasiliana, è una ragazza che seguo da tempo, vive qui in America adesso ovviamente, ed ha un canale su Facebook dove fa praticamente, insegna a tenersi in forma fisicamente, però sicuramente è una di quelle, diciamo, la mia bellezza tipo per quanto riguarda le donne. La quarta domanda è la penitenza e dice: fai air tracing e invita a scrivere nei commenti quello che hai scritto al tuo pubblico. Praticamente dovrò scrivere così con il mio dito qualcosa e voi dovete scrivere, se riuscite a capire quello che ho scritto, nei commenti. Vediamo se si può, vediamo se si riesce a farvi capire. Ok, provo. Cercherò di separare la lettera il più possibile. Sono poche lettere, dovrebbe essere abbastanza facile ed è una cosa che secondo me non è solo per il mondo, ma è anche riguardo lo scritto, perché è una cosa che secondo me è importante per la persona. Per la persona, e quando uno è in quello stato, poi tutto il resto va tranquillo e liscio. L'ultima domanda di questo tag è praticamente: cosa lasci ai posteri? Cosa vuoi che il mondo ricordi te?
personalità che viene fuori da questi video e dalla mia musica e cosa voglio che il mondo si ricordi di me? Direi che una delle cose che vorrei il mondo si ricordasse di me è la mia correttezza, nel senso che il mio nome vorrei fosse collegato a correttezza. È una cosa che quando ero molto più giovane, quando iniziavo a cercare lavoro, mi ha aiutato un sacco, perché il nome di mio padre era veramente legato alla correttezza, un uomo veramente corretto, gentile, e chi lo conosceva e sapeva il suo nome mi ha sempre aiutato. Dovunque sono andato, grazie al mio nome o cognome, chiamiamolo così, sono stato sempre aiutato da chiunque, perché mio padre aveva questa fama di essere una delle persone corrette, e penso che sia una virtù che è veramente molto importante, quindi ho sempre cercato di tenerla veramente molto presente, e cerco di essere corretto con tutti. È una cosa, un po' il mio principio di vita. Ovviamente si migliora in questa cosa negli anni, più si matura e più si trova diciamo l'accordo con se stessi. Mi riferisco anche a quello che ho scritto e che poi scrivete nei commenti. È una cosa che viene col tempo, nel senso che non con l'età ma con la maturazione, ok? Uno può avere può essere corretto in qualunque età, l'importante è che ci si arriva mentalmente, si cresce mentalmente, si matura mentalmente. Negli anni ho sempre cercato di portare avanti questo nome, no? La correttezza, e spero di aver fatto un buon lavoro, però mi reputo una persona molto corretta, non sono uno che, insomma, ti aggira, quello che devo dire lo dico in faccia, però chiaramente non è facile, no? In certe situazioni ci si trova un po' in difficoltà, e è una cosa che si fa anche con la maturazione, quando si cresce si diventa un po' più maturi, diventa un po' più facile trovare gli escamotage per comunque essere corretto, perché non sempre è una cosa che a tutti piace, perché alcune volte, per alcune persone preferirebbero che tu gli dica bugie pur di farle sentire bene. Io non condivido questo punto di vista, cerco sempre di dire la verità e magari morbidirla un po', ma sempre essere nella piuttosto diretto. Ho amici che mi hanno un po' insegnato questo, amici molto diretti, che certo che all'inizio magari mi hanno anche ferito, però poi ho capito e trovo questa cosa molto importante. Quindi anche se certe volte, e lo vedete anche quando mi scrivete nei commenti, cerco di essere anche il più diretto possibile. Ho avuto sottoscritti, mi hanno scritto per la musica, mi hanno fatto ascoltare pezzi e ne sono contentissimo, mi raccomando continuate. Però la mia risposta sarà sempre molto diretta e cercando di darvi consigli per migliorare. Ok, questo è stato il tag, ringrazio ancora Artix ASMR per avermi taggato e a Rusulè ASMR per aver creato il tag. Ora vi voglio ricordare che è molto importante che mettiate like e commentate, perché per l'algoritmo di YouTube è veramente fondamentale per aiutare il canale. Ho anche messo nella descrizione, ovviamente ci sono dei link di Amazon che sono affiliati, per cui quando dovete comprare qualcosa su Amazon possibilmente entrate tramite questo link, poi fate tutto quello che dovete fare, poi non costa niente in più e non c'è nessuna differenza, l'importante è che entriate su Amazon tramite quel link. Ho aggiunto anche un cappellino della California che è molto carino, penso che sia veramente un bel cappellino, spero che vi piaccia, se vi interessa lo potete prendere su Amazon. Vi ringrazio tantissimo di essere qui, di avermi seguito, vi ricordo che il giovedì tra le 20 e le 21 faccio una live che non è ASMR, sarà voce normale, perché è una live più per darvi informazioni sulla California o altre domande, novità, notizie del telegiornale, e anche presentarvi altri amici, altri italiani che sono vivono qui, non solo in California, anche in Texas e altri stati, e che vi possono dare altri punti di vista, non sull'America, e anche come funziona diversamente da altri stati. Circa sarà un'oretta la live, credo, non di più. Comunque, ci vediamo al prossimo.
prossimo video e ci vediamo il giovedì per le live. Vi ringrazio tantissimo perché il canale sta crescendo tantissimo, sono veramente scioccato, grazie di cuore a tutti, ciao, alla prossima.